Alice Michelle, per chi non lo ricordasse, fu una giovane ragazza che morì a poco più di 20 anni, consumata da uno stato di salute che soltanto più tardi venne identificato come possessione, mentre prima i medici avevano tentato invano di curarla come depressione attraverso la somministrazione di farmaci. L'8 novembre del 1977 la rivista Svegliatevi, in un articolo che affrontava il tema dell'esorcismo, scriveva quanto segue. Annalise Michel aveva solo 23 anni, faceva il tirocinio di insegnante a Klingenburg sul Meno, nella Germania occidentale, quando il 1 luglio 1976 morì di fame. Pesava appena 32 chili e quella morte suscitò una controversia. Annalise era morta dopo che due sacerdoti cattolici romani avevano cercato di esorcizzare cinque diavoli dal corpo della giovane. Questo diede adito a molte critiche, poiché per molti tedeschi l'esorcismo è un rito associato al Medioevo ed essi credono che oggi non si debba compiere. Se ci spostiamo su Wikipedia, troviamo una sua biografia aggiornata, che ora vi sintetizzo, secondo cui Annalise venne per circa 5 anni curata da medici senza nessun miglioramento, senza che ottenesse alcun miglioramento, al punto tale che sua madre decise di rivolgersi ad un religioso per tentare una seconda strada. Padre Arnold Renz stabilì, dopo attenta visita, che la ragazza fosse posseduta da cinque demoni, quali Hitler, Caino, Nerone, Giuda e Lucifero. La sua voce, registrata durante i 10 mesi di esorcismo, esprimeva contenuti in lingua latina, in greco, in aramaico ed altre lingue. La stessa voce demoniaca si manifestava perfino sdoppiata in altre due voci diverse. Infine, l'autopsia rivelò che la causa della morte fosse stata provocata dalla mancanza di nutrizione, una dichiarazione che presto si tramutò in accusa e che portò alla condanna per negligenza sia dei genitori di Annalise che degli stessi religiosi che avevano praticato gli esorcismi. Tornando all'articolo della rivista Svegliatevi, tale dramma di Annalise, proprio alla luce della condanna, viene preso ad esempio come dimostrazione circa la veridicità della loro teoria, secondo cui i cristiani non devono e non possono praticare esorcismi. Non solo, ma secondo le dichiarazioni della Torre di Guardia, i religiosi che praticano esorcismo sono stati inconsciamente istigati da Satana, che accresce in loro l'idea di essere ministri di giustizia. Strano a dirsi come tale credenza, tra l'altro, per i testimoni di Geova fondamentale, non trovi riscontro nella vita di Gesù, il quale, ci risulta, praticasse esorcismi, e per essere esperti di sacre scritture, questo dettaglio è stato stranamente messo da parte. Thank you.
Poi c'è Rocco Politi, ex anziano dei TDG, che ci riporta un suo scritto in cui dichiara che Satana si sarebbe manifestato durante certi esorcismi, evidenziando con orgoglio tutti coloro che riteneva suoi, di sua appartenenza. E tra i vari nomi citati, come le varie sette, i preti senza vocazione, gli sciamani, non si è fatto mancare il nome dei testimoni di Geova. Leggo testualmente. Dall'altra parte ormai molte chiese e parrocchie sono senza prete. Sono riuscito a distruggere e a far morire le vocazioni e le mie sette suppliscono al prete. Segue risata. Dai testimoni di Geova ai centri età di acquario. E quindi vedete come vengono nominati appunto i testimoni di Geova. E poi gli arcobaleno, i gialli. E poi conclude dicendo: diventano tutti visionari falsi di cristi e madonne che, come loro credono, stiano a parlare, ma che sono io che mi rivelo a loro. E giù un'altra risata. Proseguendo sullo stesso filone del ragionamento di Politi, andiamo anche a verificare qual è la visione di Padre Amort, che tutti conosciamo come noto esorcista, che si espresse nei confronti dei testimoni di Geova in questo senso, e anche qui cito il testo: una emerita spazzatura, dico spazzatura, perché portano in giro, spesso anche in modo fastidioso e invasivo, idee strane, stravaganti e del tutto difformi alla dottrina cattolica. Da questi signori consiglio vivamente di stare alla larga. Sono un pericolo per le anime deboli e per chi non ha una robusta formazione biblica. La storia di Annalise potrebbe essere affrontata anche dall'ateo, che per dimostrare che Dio non esiste, riporta appunto le condanne subite dai genitori della ragazza e dai religiosi, appunto per negligenza, lasciandola morire di stenti. Diversamente potremmo guardarla dalla parte del cattolico, che direbbe che la ragazza scelse di morire dopo aver visto la Vergine Maria, la quale le chiese di scegliere se morire subito e così tornare libera dalla possessione o continuare a soffrire per la salvezza dei peccatori. E lei scelse di rinunciare appunto all'esorcismo, soffrendo fino alla fine, quindi un sacrificio. Potremmo scegliere l'interpretazione che più rinforzi il nostro credo, o per avallare dottrine volte all'aumento degli adepti. L'unico punto di vista condivisibile in maniera universale resta la sofferenza umana, che induce sempre al suo estremo a rivolgerci a Dio e a chiedere la sua intercessione, come fece la giovanissima Isabel. Dio si posa sulle nostre labbra un istante prima di esalare il nostro ultimo respiro, ma questo lo possiamo raccontare soltanto a noi stessi, e in tempi e dimensioni che per ora non ci è dato comprendere.